Salve a tutti i piccoli grandi lettori, la recensione di oggi è Leo e Albertina, edizione Babalibri. Leo ha una mangiatoia sempre piena, un sacco di fango in cui rotolarsi e moltissimi amici. Insomma, una bella vita da maialino felice. Questa è la storia di Leo, un dolce maialino che si è innamorato di Albertina, una simpatica gallina. Leo è triste perché non sa come farsi notare da lei. Decide allora di chiedere consiglio ai suoi amici. Il miglior modo per conquistare una gallina è cantare, dice il gallo. Così Leo va a fargli una serenata, ma Albertina dorme e non sente niente. Allora Leo va dal coniglio che gli dice di ballare, ma Albertina becca il grano e neanche lo vede. Così Leo ascolta altri consigli dei suoi amici. Il tacchino gli dice di curare il suo aspetto, il toro gli consiglia di far vedere di cosa è capace e l'anatra gli dice di fare un tuffo fantastico nello stagno. Ma Albertina non lo vede perché o ha da fare o è impegnata a fare altre cose, finché Leo non riesce ad essere semplicemente se stesso. Questo è un racconto dove un maialino un po' timido, dolce e impacciato si invaghisce di Albertina, una simpatica gallina. Lui chiede aiuto ai suoi amici per farsi notare da lei, ma tutti i loro consigli non funzionano fino a quando un suo amico maialino lo invita a giocare nel fango con lui. Il tema principale è la diversità e l'importanza di essere se stessi per riuscire a raggiungere i propri obiettivi. I disegni hanno dei contorni che mettono a risalto la dolcezza dei personaggi e i colori sono molto accesi. Spero che vi sia piaciuta questa recensione. Se sì, mettete mi piace e condividete. Se volete potete seguirmi sul canale YouTube, su Facebook, su Instagram e su Twitter. Trovate il link in descrizione. Grazie e buona lettura dal piccolo grande mondo dei libri. E